Mobilitazione generale per il 7 giugno. Tutti sono chiamati alle urne. Dopo 20 anni l'Italia, come la Costituzione vuole, avrà le regioni. E non sarà un salto nel buio. Paure e speranze in questa vigilia. Paura di assistere ad uno smembramento dello Stato. Speranza, invece, che con le autonomie regionali almeno i problemi locali vengano più presto risolti. E sta proprio ai cittadini sapersi servire del decentramento dello Stato, che ormai, nella nuova società, non può certo assolvere tutte le sue funzioni come al tempo in cui la nazione era un paese eminentemente contadino e la popolazione la metà. Lo vanno dicendo da tempo le forze del centro-sinistra. Qui, in un comizio a Milano, lo ha ribadito il segretario della Democrazia Cristiana Forlani, aggiungendo che la forza delle regioni dipenderà dalla partecipazione cosciente di tutto l'elettorato. Fare le regioni non vuol dire indebolire il governo centrale, vuol dire anzi arricchire di una nuova linfa vitale tutta l'ossatura del paese, che nei suoi scompensi comincia a scricchiolare. Così come ha detto sempre a Milano Pietro Nenni nella sua rentrée politica. Le riforme, la programmazione dell'economia dovrebbero trovare nell'ordinamento regionale una più realistica invenzione e una più pratica realizzazione. Le regioni dovrebbero, in una parola, essere il mezzo per funzionare meglio e non sostituire nuovi a vecchi malanni. L'hanno compreso anche i comunisti, che prima le avversavano e oggi le propagandano. Anche per loro la regione costituirà una testimonianza. La morale e la politica compongono una medesima prova. Non c'è da conquistare nessuna libertà. L'Italia è un paese dove si vota liberamente, dove si può operare una scelta. È un paese dove stampa, parola, pensiero sono già liberi. Un paese dove la vita democratica forse è la migliore espressione di se stesso e il fatto più positivo della sua popolazione. C'è solo bisogno di più onestà, che è sempre la miglior politica. Così l'Italia rimarrà ancora un paese fortunato.